Ciao a tutti, grazie per essere venuti. Scusate il ritardo, ma c'era un'emergenza. E vabbè, gattini e deep learning fondamentalmente, quindi una cosa molto molto seria. Scusatemi se intanto vado avanti e indietro con lo sguardo, ma mi sta ammazzando la vista questo bel riflettore. Di cosa parliamo oggi? Anzi, facciamo un passettino indietro. Salve, mi chiamo Michael. Faccio il data scientist, mi occupo principalmente di machine learning. Lavoro in un'azienda in provincia di Padova, Tron. Facciamo un po' di queste cosine carine. Non abbiamo tanti gatti, ma ci stiamo attrezzando, insomma. Allora, da dove partiamo con questo discorso? Abbiamo macchine che fanno praticamente qualsiasi cosa. Stiamo pensando di utilizzare macchine che si guidano da sole. Utilizziamo i droni in un sacco di modi, utilizziamo tantissima tecnologia. Molta di questa tecnologia però è carente da un punto di vista fondamentale. Non è in grado di vedere come noi vediamo. E c'è un problema fondamentale in questo. Noi vediamo in una maniera talmente intuitiva che pensiamo sia un compito semplice. Non è un compito semplice. Per niente, proprio per niente. Per questo facciamo un po' fatica a dare questa capacità alle macchine, proprio perché noi stessi facciamo un po' fatica a capire che cos'è vedere esattamente e quali sono i punti focali da risolvere, quali sono i problemi da risolvere nella visione. Cos'è questa? Questa si chiama figura instabile, non so se... Ok, questa cosa non funziona bene su questo riflettore. Vabbè, è un'immagine a configurazione instabile, le avete viste tutte. Quelle immagini che hanno più di un'interpretazione. Riuscite a vederlo come un qualcosa che viene fuori o qualcosa che va in dentro allo stesso momento. Questo tipo di illusioni sono fondamentali per farci capire quali sono i meccanismi sottostanti alla visione. Fondamentalmente, il fatto che non è scontato che noi riusciamo a interpretare un mondo tridimensionale. Noi abbiamo un apparato che ci restituisce un'immagine bidimensionale, da cui noi inferiamo la forma tridimensionale degli oggetti, ma sulla nostra retina quell'immagine è bidimensionale. Per inferire questa forma, noi utilizziamo delle euristiche, cioè delle regole semplificate, dei metodi di computazione non proprio proprio esatti, ma molto molto veloci e leggeri, che riescono a darci l'immagine 3D rispetto di quello che stiamo guardando. Il problema è che, essendo euristiche, non sono sempre perfette. Le illusioni ottiche, fondamentalmente, sono i glitch all'interno del sistema. Tutto lì. Vediamo se questo riuscite a vederlo. Beh, forse sì, dai. A e B, colore, semplicemente. L'altro era per l'inferenza tridimensionale delle immagini bidimensionali. Questo è l'effetto di contesto. A e B hanno lo stesso colore. Anche sapendolo, lo vedete comunque di colore diverso. Questo è fondamentale per riuscire a navigare in uno spazio, ottenere informazioni aggiuntive della qualità degli oggetti, dell'ambiente, in un sacco di cose. Non avessimo questa capacità, che qui ci sembra un difetto della visione, non avessimo questa capacità non riusciremmo a risolvere un sacco di compiti. La nostra visione è complessa. Anche solo l'apparato, come dire, il sensore della fotocamera, già solo quello è molto molto complesso. Noi pensiamo che l'immagine ci arrivi sulla retina, a posto. Se vedete quella cosa a forma di X, quello è il nervo ottico. Nel punto in cui si incrocia, si chiama decussazione, una parte dell'informazione dell'occhio destro viene convogliata con una parte dell'informazione dell'occhio sinistro e va a sinistra. E una parte dell'informazione dell'occhio sinistro fa lo stesso all'altra parte. Perché? Vabbè. Ok, può essere una risposta. Esatto, perché avendo noi degli occhi che sono fondamentalmente delle sfere, noi abbiamo bisogno di integrare le informazioni che vengono da questa parte del campo visivo con le informazioni che vengono da quella parte del campo visivo, che vengono raccolte dai due occhi simultaneamente. A quel punto, una volta che l'informazione viene inviata al nervo ottico e viene decussata, in realtà poi comincia un viaggio.
Una parte dell'informazione va in una rete neurale che passa sopra il cervello, un'altra che passa sotto il cervello e altre due lateralmente. È un sistema estremamente intricato che si unisce a tutto il resto degli apparati che sono all'interno del cervello per consentirci di vedere. Ma questa cosa è complicatissima. Nel momento in cui noi facciamo l'analogia con la fotocamera per la visione, la fotocamera, grosso modo, è la retina. Neanche tanto, perché c'è molto di più, cioè c'è già elaborazione dei primi strati della retina. Fate conto che noi dovremmo avere, ad esempio, un buco nel nostro campo visivo per ogni occhio. Il punto in cui il nervo ottico si inserisce nella socket dell'occhio, lì c'è un vuoto, lì non ci sono recettori. Però noi non vediamo questa cosa, viene integrata. Il nostro occhio, tra l'altro, viene portato ad esempio dai creazionisti come esempio di perfezione che non può non risultare se non da un creatore, ma in realtà è assolutamente buggato. I nostri recettori guardano all'indietro, cioè vasi sanguigni e innervazione stanno davanti ai recettori rispetto all'immagine. Ed è una cosa tipo, un designer non credo che l'avrebbe proprio fatta in questo modo. E noi per riuscire a vedere come vediamo dobbiamo integrare quell'informazione. Ad esempio, questo lavoro viene fatto nei primi stadi immediatamente. Però poi abbiamo un sacco di altre cose che dobbiamo fare per dare un senso alle cose. Un'immagine può essere facilmente rappresentata in RGB con tre matrici bidimensionali con un po' di valori, non è una cosa difficile. Ma da lì a capire cosa c'è nell'immagine ne passa tanto, ne passa veramente tanto. Qui abbiamo una piccola rappresentazione di quella che è la struttura della neocorteccia. È della neocorteccia questa? Boh, diciamo di sì. Sì, è della neocorteccia. C'è un'area, si chiama area visiva primaria, è l'unica area interessata dalla visione? No, fa solo quello? No, però viene chiamata area visiva primaria. Vedete che ci sono degli strati sovrapposti. Questa è una cianografia, fondamentalmente hanno preso un pezzettino di cervello, l'hanno tagliato e lo hanno colorato per renderlo evidente. Se voi vedete c'è una gerarchia, ricordatevelo, tornerà dopo questa cosa. Vabbè, i pixel non hanno un significato di per sé stesso, l'abbiamo detto, io spero che sia un concetto chiaro, non so bene come farlo capire, il fatto che da un'immagine passare a una rappresentazione del mondo ce ne passa un po'. Identificazione di oggetti è uno dei tanti compiti che facciamo quotidianamente quando vediamo senza neanche accorgercene. Cos'è questo? È un bel gattino ed è facile da riconoscere, no? È immediato, un bambino di 2 anni lo riconosce, un gattino. Nei primi stadi della storia della visione artificiale si tentò un approccio interessante per risolvere il problema dell'identificazione degli oggetti, cioè la modellazione. Modello che cos'è un gatto, poi faccio più o meno un indice di distanza dell'immagine che sto vedendo rispetto al modello e mi faccio un'idea. Il gatto è anche facile, cioè due orecchie a punta, una coda lunga, fluffy, abbastanza morbido, eccetera, eccetera. Quindi è facile da individuare, no? E adesso? Cosa facciamo? Il nostro modello dove va esattamente? Possiamo avere punti di vista differenti? Il gatto può avere posizioni differenti, ricordiamoci che il gatto non è un solido ma è un liquido. E cosa succede con questo piccino? È difficile se usi un modello. Quindi a un certo punto della nostra storia, questa storia è molto lunga, cioè se partiamo dall'inizio della storia dello studio della visione, 2 secoli fa, grosso modo, quando si è cominciato a capire qualcosa un secolo fa. I gattini intervennero anche allora a darci una mano, non tanto volontariamente, elettrodi nel cranio e cose del genere. Un Nobel è stato vinto per questo, un Nobel sull'individuazione dei campi percettivi. Fondamentalmente si era trovato che alcuni neuroni rispondono specificatamente a forme con inclinazioni specifiche e certi altri con inclinazioni differenti. Questa cosa è molto importante perché ci ha dato un insight enorme su come funziona la visione, come funziona la computazione neurale nel nostro cervello.
Noi abbiamo avuto un insegnamento, qualcosa, un insegnante che ci ha spiegato come fare questi compiti, come inferire la geometria tridimensionale, come distinguere gli oggetti, come sfruttare il contesto per avere più informazioni. No, ci viene assolutamente in maniera naturale. Ma allora, volendo risolvere il problema della visione artificiale, volendo dare alle macchine la capacità di interpretare il mondo, è un buon modo quello di usare un modello, di spiegare specificatamente cosa deve vedere, cosa deve fare? Forse neanche tanto. A un certo punto succede una cosa interessante. Succede che il machine learning, quindi quell'insieme di tecniche statistiche che si utilizzano per risolvere dei problemi senza dover spiegare alle macchine qual è la soluzione, ma facendo in modo che la macchina derivi dai dati la soluzione in maniera autonoma, ok? Hanno incontrato l'internet. E a un certo punto anche la potenza computazionale è arrivata a un livello sufficiente per consentire di sfruttare certi algoritmi. Certi algoritmi che venivano portati avanti da tanti anni per risolvere questo problema, ma che non ce la facevano proprio in realtà. Parliamo qui più o meno del 2009. Nel 2009 è stata fondata, ad esempio, da alcuni scienziati, molti psicologi, la ImageNet, che è un database di immagini con dei label. Questo è un gatto, questo è un cane, questo è un fiore. Più o meno 15.000 classi. Ci hanno messo parecchio impegno, parecchio impegno, parecchio lavoro umano, ma fondamentalmente hanno sfruttato l'internet. Quindi i gattini sono intervenuti un'altra volta a darci una mano, perché senza di loro, senza la preponderante presenza dei felidi all'interno dell'internet, non avremmo avuto alcune delle nostre classi. E qui arriva una tecnica, la Deep Neural Networks, fondamentalmente quello che chiamiamo Deep Learning. Che cos'è questa cosa? Anzi, partiamo da questo simpatico vecchietto, un professore inglese, non ricordo più come si chiama, che ha perorato la causa delle reti neurali per anni per risolvere il problema della visione artificiale. Per anni è andato avanti, no, questo è il metodo migliore, usiamolo. Zero. Perdeva tutte le competizioni, finché non è arrivato appunto l'internet e la potenza computazionale. Da lì lui ha definito lo standard per risolvere il problema, quindi le convolutional neural networks, un tipo specifico di rete neurale. Prima la gente usava i modelli, usava decision tree, usava altre tecniche di machine learning. Adesso quello è lo standard, non usi qualcosa di diverso, o meglio, puoi usare qualcosa di diverso perché ha appena fatto uscire lui un altro modello di rete neurale che forse soppianterà quello precedente. Che cos'è però una rete neurale? Adesso vi faccio la parte più polposa della presentazione. Non abbiate paura per le lettere in greco, è una sommatoria, ok? Fondamentalmente cosa fa un neurone? Un neurone prende degli input che sono pesati, li somma, ha una sua funzione interna con una soglia e dice è abbastanza? Ok, è abbastanza? No. Quando dice ok, spara anche lui. I neuroni fanno questo. Sono unità semplicissime in un network molto molto complesso, fondamentalmente. L'apprendimento avviene perché quei pesi vengono modificati in maniera sensata per raggiungere lo scopo che stai cercando di raggiungere. Iterazione dopo iterazione dopo iterazione dopo iterazione. Deep Neural Networks. Mettiamo un sacco di queste cose assieme in layer successivi. E quindi facciamo, anziché una cosina piccolina, ne mettiamo tanti uno dopo l'altro. Il risultato della computazione precedente diventa l'input della computazione successiva. E avanti così. Da qui a dare la possibilità di vedere ai computer. Parliamone. Allora, prendiamo una bella immagine. L'immagine è fatta da pixel. Quindi diciamo che il valore di input di ogni singolo neurone di input è il valore del pixel. Questo valore viene moltiplicato per il peso di quella connessione con il neurone successivo. A questo punto c'è un'integrazione. Vuol dire che alcuni di questi neuroni, alcuni di questi pixel, scusate, passeranno attraverso dei filtri matematici, okay, dei kernel. Dei filtri matematici con una localizzazione topologica, quindi quelli vicini andranno a interagire con neuroni che sono vicini, eccetera, eccetera. E a questo punto cominceranno piano piano a estrarre
delle caratteristiche futures via via sempre più complesse. Partiamo da quella che avevamo detto nel gattino, linee, linee con certe inclinazioni, linee assemblate una con l'altra, curve, campiture, campi più o meno scuri, differenze di colore. Via via che c'è la computazione, arriviamo a feature sempre più complesse. Una struttura che ricorda un occhio, una struttura che ricorda un naso, una struttura che ricorda la coda del gatto. Sempre più complesse fino alla fine. Che cosa fa fondamentalmente una rete neurale che deve fare riconoscimento di immagini? Estrae queste feature, estrae queste caratteristiche e dopo usa l'ultima parte della rete per fare una classificazione. Dice, l'oggetto che io conosco come gatto, quali caratteristiche ha? Queste. Ok, le ha tutte? Sì, no. Qual è la figata delle reti neurali? Che sono molto robuste. Un modello appena cambia l'oggetto che stai vedendo non è più adatto a rappresentarlo. La rete neurale invece, estraendo da sola le caratteristiche, è molto robusta al rumore. Tu hai il gatto che è così, ha una zampa sopra, qualsiasi cosa, lo puoi individuare. Perché tu metti all'interno del dataset la varianza alla quale tu vuoi poter rispondere. E quindi, fondamentalmente, costruendo il dataset, tu stai già dando alla rete neurale la capacità di rispondere a quel compito. Ok? Sì, forse? Ok. Vi ricordate quello che abbiamo detto prima? Vedete questa struttura gerarchica? Facciamo un saltino, gattini. Questa, la nostra neocorteccia. Abbiamo noi all'interno della nostra testa una rete neurale che fa già questo compito, quella che vedete lì sulla sinistra. Fondamentalmente neuroni differenti disposti in strati, predisposti per computazioni specifiche, facciamo ancora fatica a determinare quali esattamente computazioni, organizzate per riuscire a darci la capacità di interpretare il mondo intorno a noi a partire da un'immagine bidimensionale proiettata sulla retina. Questo è il modo in cui vediamo, per quello che ne sappiamo adesso. Da qui noi siamo riusciti a estrarre il concetto e a applicarlo al machine learning, a trasformarlo in una tecnologia che sono le reti neurali. Facebook quando vi dice vuoi taggare Pippo nella foto che hai appena caricato, cos'è che sta facendo? Sa che è Pippo perché usa le vostre immagini per trainare dei modelli di reti neurali per riconoscimento facciale. Quando vogliamo, non lo so, ci sono un sacco di sistemi, Google, siamo pieni di questa tecnologia, a volte non ce ne rendiamo neanche conto esattamente come per noi vedere è normalissimo, ci stiamo abituando anche al fatto che le macchine cominciano un pochino timidamente a acquisire la capacità di vedere, quindi non ci stupisce più di vedere queste cose. Il fatto che in automatico adesso dei sistemi possano dirti ok, in questa fotografia c'è una persona che sta prendendo un aereo. Non è scontato, lì c'è molta tecnologia e c'è molta comprensione. Vediamo i tempi. Domande? So che è tanta roba, ragazzi, lo so perfettamente. Posso andare avanti a parlare ora, quindi prego. Una cosa, è dall'Ottocento circa che si facevano le foto tridimensionali con due macchine fotografiche. C'è qualche sviluppo anche in questo aspetto? In che senso qualche sviluppo? Cioè, mi chiedo, cioè, trarre delle informazioni da una foto sola, si traggono certe informazioni, però se ne ho due che sono tridimensionali mi immagino sia più facile estrarre delle informazioni. È un po' più facile, riusciamo a valutare le distanze entro un certo range, ma non oltre, e non neanche troppo vicino in realtà. Quindi entro un certo range siamo molto bravi, noi abbiamo visione stereoscopica fondamentalmente perché nel nostro periodo di evoluzione come specie, quando eravamo sugli alberi, ci era molto conveniente avere la distanza esatta del ramo a cui volevamo aggrapparci durante un salto. Era questione di vita o di morte, è per questo che abbiamo gli occhi sulla fronte del viso. Altri animali li hanno ai lati per avere un campo visivo più ampio per individuare i predatori. A noi serviva di avere visione stereoscopica. Quando
l'oggetto che vogliamo stimare è troppo distante, non possiamo più usare questo sistema, ne usiamo degli altri, tanti altri, non è un sistema solo. Ad esempio è il movimento relativo degli oggetti più o meno distanti, i sistemi di occlusione di un oggetto rispetto all'altro. Se noi ci stiamo muovendo, gli oggetti più distanti si muovono di meno rispetto a noi. E questo è un indice di cosa viene prima rispetto a cosa, e quindi ci facciamo una stima di cosa è più distante. Lo facciamo in maniera totalmente inconscia, inconsapevole, sì, come la maggior parte delle cose. Grazie. Prego. Qualcun altro? C'è un sacco di roba, dalle reti neurali alla storia della psicologia. Psicologia e la visione è un campo bellissimo, e ricordatevi che un sacco di questa tecnologia deriva da gente che ha studiato quella materia lì. Purtroppo in Italia abbiamo un po' dei preconcetti rispetto a tecnica e psicologia messa assieme, ma evidentemente funzionano. Tu ci hai spiegato sostanzialmente che la comprensione di un gatto passa per un dataset iniziale tramite meccanismi più o meno complessi, cui non entro nel merito perché non sono in grado, arrivi a capire che è un gatto. Se il dataset, diciamo, è avvelenato da dati sporchi, sostanzialmente il concetto del gatto, della macchina, diventerà un mostro. Stessa cosa che può succedere con un essere umano, abituato a vedere, sa che quello è un gatto, in realtà una finestra per lui sarà un gatto. Rovinare con dei dataset sporchi una rete neurale è un qualcosa di reversibile, o è un qualcosa che una volta che hai rovinato la mente della macchina poi non torni più indietro? Non so se mi ho spiegato. Allora, come al solito, shit in shit out. Se il dataset è buggato, il risultato che hai è buggato. Ma c'è una capacità, e può capitare, chiaramente. Fai di nuovo un training aggiustando il dataset, tendenzialmente. Ok, quindi diciamo non è perso la conoscenza, perché magari è un qualcosa che dura negli anni, la conoscenza che apprende, l'apprendimento. In realtà fondamentalmente quello che viene fatto è un processo iterativo che è computazionalmente estremamente pesante, perché devi... quello che succede per addestrare una rete neurale è: tu gli presenti l'immagine, lui comincia con degli algoritmi a fare un algoritmo più utilizzato in questo caso è la back propagation, fondamentalmente lui fa propagazione del segnale e aggiusta un pochino i pesi per vedere se il risultato che ha ottenuto rispetto all'input che gli è stato dato coincide. E lo fai una volta, due volte, tre volte, un miliardo di volte, ogni volta sposta, fa un pochino, tweak dei pesi, con degli algoritmi di minimizzazione dell'errore, e quindi arriva al risultato. Però è pesantissimo. Però nonostante sia pesantissimo, avendo noi potenza computazionale per farlo, in realtà quello che ti conviene fare è ritrainare. È molto pesante come cosa, infatti i dataset, anzi le reti neurali più utilizzate anche open source per fare tutti questi compiti, sono trainate da tendenzialmente grosse aziende, insieme di scienziati che si mettono a fare questi compiti, eccetera, e poi distribuite, perché si può fare una cosa che si chiama transferred learning. Tu prendi la rete, cioè la descrizione della struttura e dei processi matematici, e i pesi, che sono la vera conoscenza. La conoscenza in questo caso è distribuita tra i valori dei pesi della rete. Tu prendi quei pesi, hai la rete completa, e cosa fai? Prendi l'ultima parte, quella più in alto, e la tagli. L'ultima parte era quella della classificazione. Tu puoi tagliare la parte della classificazione e fargli un nuovo training su un tuo dataset di qualche tipo, perché tu vuoi che una rete neurale che possa distinguere i diversi Batman nei diversi film, quindi i diversi attori che hanno fatto Batman. Tu cosa fai? Stai sfruttando l'apprendimento della rete, che ci ha messo tantissimo, precedente, per imparare a estrarre le caratteristiche. Cos'è un occhio, cos'è un naso, cos'è una bocca, eccetera. Tu non fai più quel lavoro lì. La tua parte di training è diventata una frazione infinitesimale di tutto il resto del lavoro. Solo Batman. Solo Batman. Tu impari a classificare Batman a partire da delle caratteristiche che sono già state apprese dalla rete, sono già lì dentro. E questa cosa è comodissima, perché veramente vuol dire che
io e te sul nostro PC possiamo addestrare una rete neurale a imparare qualcosa. Una cosa abbastanza famosa era ad esempio un'azienda che produceva cetrioli, che ha fatto una rete neurale per distinguere nelle loro macchine i diversi tipi di cetrioli in maniera da non dover separare la raccolta, ma fare la raccolta tutta assieme, e poi c'era una macchina che li smistava. Oh. Cioè, puoi farci veramente di tutto a quel punto. E l'addestramento è veramente semplice, una volta che la rete è preaddestrata, perché sennò disastro. Disastro. Se no, hai bisogno di un bel cluster, tante schede grafiche e un tanto tempo. Parliamo di schede grafiche, tra l'altro, perché il problema delle reti neurali e il problema della grafica è simile. Algebra matriciale, nient'altro. Prendiamo delle matrici con dei numeri e le giriamo in un modo o nell'altro. Qualche altra domanda? Sì, la mia domanda era relativamente agli input. Quando abbiamo fatto questi tipi di lavori all'università, di solito partivamo sempre dal fatto che dovevamo, appunto, avendo un numero fisso di nodi in ingresso, dovevamo prendere tutte le immagini e riscalarle in una dimensione uguale. Però mi sembra in alcuni casi poco praticabile. Per esempio, in questa foto, magari prima di fare il riconoscimento del gatto, se il gatto fosse ancora più a destra, vorrei ritagliarlo prima. E immagino che facciano così anche Facebook e robe del genere per le facce, quindi c'è ancora il vincolo comunque di avere tutte le tutti gli input alla stessa dimensione? Allora, dipende dai modelli, però tendenzialmente sì. Tu hai bisogno di riscalare, puoi applicare alcuni algoritmi che diventano invarianti, però stai comunque di fatto facendo un rescaling interno alla rete, quindi in qualche modo sì, non abbiamo ancora superato quel problema. Questi algoritmi lavorano in seriale o in parallelo? Non è così facile questa domanda. Ricordo negli anni 90 con le Silicon Graphics si potevano schedulare i job sugli N nodi della rete. Ah, in quel senso no, assolutamente in parallelo allora in quel senso. Assolutamente in parallelo, infatti il problema può diventare NP completo se per tanti punti della rete, se io ho una matrice con 40.000 celle e ho una scheda grafica con 40.000 input, posso farlo in tempo 1. Cioè è totalmente parallelizzabile da quel punto di vista. I vari framework che sono a disposizione oggi, quindi TensorFlow, MXNet, Theano, ce ne sono tanti, si stanno facendo la battaglia in questo momento più che su altro, almeno i due big, quindi Google e Amazon, quindi TensorFlow e MXNet, sulla capacità di parallelizzare, quindi sulla parallelizzazione interna a una singola macchina su schede grafiche o la parallelizzazione su più macchine con schede grafiche. Si sta facendo la battaglia tanto su quello più che altro. Perché per il resto, cioè, algebra matriciale non è che sia così complesso. Una volta che hai creato delle funzioni per creare le funzioni matematiche più comuni che vengono utilizzate per ogni strato, un framework di questo tipo non fa, cioè, tanto di più che coordinare la parallelizzazione dei calcoli, quello sì. A posto? Completo. Qualcun altro?